Ci sono dei termini in inglese di uso quotidiano che giudicate pesanti ed insopportabili? L'era Hollus è venuta alla Sapienza a chiedere agli studenti la loro traduzione creativa riguardo ad alcuni di questi termini. L'era Hollus sta promuovendo italianiadi, ossia, allora noi prendiamo un termine in inglese e dobbiamo dare la traduzione creativa del termine in italiano. Allora, la parola è spelling. Con la parola spelling si può immaginare parecchio, nel senso si può spellare letteralmente la parola e singolarmente vederne quali sono le parti che la compongono. Questo esempio, casa, tu spelli la parola C-A-S-A. Quindi la traduzione è spellare, quindi se per favore mi fa la spellata. Esatto, mi fa la spellata cortesemente. Spelling. Per me è spelling spellare. Spelling. Spelling è spellare come lei, a me viene in mente. Spelling. No, non mi viene in mente, è bello. Bella mi faccia che penso. Non mi viene in mente, oh. Ci sto pensando, ma non è... Spelling. Sparlare, direi. Un'altra sparla. Sillabare. Stalking. Stalking. Spelling. Spelling, scandire. Oppure che ne so, direi. Scandire, ma quello forse più. Però non c'entra tanto con spelling. Perseguitare. Hanno suggerito però. Vabbè, ma qui siamo una comunità, siamo tutti insieme, capito? Siamo più cervelli insieme, quindi cooperiamo. Siamo... Uno non basta, quindi ne servono di più. Stalking. Assillare. Spelling. Letteralizzare. Stalking. Rompere i coglioni. Stalking. Stalking, come viene tipo stallone. Cioè tipo fare lo stallone. Cioè, non lo so. Stalking? Stalking, perseguitare. Stalking, la stalking come me lo traduci? Difficile questa. Stalking, stolto, tipo una cosa del genere. Spelling? Spelling, non mi viene, cioè. Aiutami, l'ho suggerito io prima. Stalking? Stalking. Stalking, accollarsi. Ci sta. Stalking è difficile. Stalking non mi viene proprio. Parlare. No. Spelling. Spelling, un attimo che ci devo pensare ancora, non sono così creativa. Spelling mono. Parola spezzata. Mononucleosi, no, non lo so. Stalking, accollarsi, che è termine romano, però usato anche in varie altre situazioni, insomma. E allora la prima parola è endorsement. Dovrei tradurla? Tu? Sto pensando. Endorsement. Indoramento? Sei d'accordo? Sì, d'accordissimo, perfetta. Endorsement. I don't know. Non riesco a darti una traduzione. Lo conosco come termine. Endorsement. Non so cosa vuol dire. Mi spiace dirtelo, però non lo so. Endorsement. Non so cosa significhi. Endorsement. Endocrino. Boh, non mi viene in mente niente. In realtà per endorsement pensare a una porta. Però non so che parola potrei trovare. Porta scorrevole, dai. Andiamo porta scorrevole. Non saprei esattamente cosa vuol dire, però avrebbe a che fare con... Come posso spiegare? Con l'inserimento di... All'interno di un contesto. Di qualcosa all'interno di un contesto, no? Endorsement. Endorsement. C'entrano le porte, endorse, no. No, non lo so. Traduzione. La traduzione, non mi ricordo. Non
non lo so. No, che ti dico? Non lo so che cos'è. Endorsement dovrebbe essere in italiano. Endor, dentro, porta di qualcosa, non lo so. La seconda parola è outing. Outing, sempre creativo. Outing, creativo. Outing, vediamo. Oddio, outing non mi viene. Beh, direi, non lo so. Non mi viene. Endorsement era più bella. Outing potrebbe essere finalmente. Ok, dai. Molto creativo, tu? Sono d'accordo anche con questa. Tu non obietti mai, vero? No, no, mai. Outing? Non mi pallina idea. Debutto. Outing, un qualcosa legato a qualche macchina, tipo automobile, direi. Una cosa legata a un giardino, un prato, forse esterno, ecco, un prato, un cortile. Facciamo cortile. Outing. Outing è quando vieni fuori, viene in questo caso gli omosessuali. È una domanda o una risposta? No, no, ti stavo chiedendo se era una questione, cioè tu vuoi sapere questo o io ti do quello che ti dico quello che... La parola. Ah, outing è venire fuori da qualcosa, no? Perché esprime questo, per me, non credo. Outing è quando praticamente si fa una dichiarazione pubblica riguardo a un qualcosa che possa essere l'omosessualità, soprattutto io ho sentito dire tante volte, tipo Tiziano Ferro ha fatto outing, no? Una parola in italiano, dichiarazione pubblica. Non è una parola, però sono due, però pazienza, io sono bulgara, quindi all'occorrenza ne uso due per spiegare una cosa. Outing. È un out di qualcosa. In italiano? Far uscire allo scoperto qualcosa. Una parola. Lo scoperto. E uscire? Scoperto. Scoperto. È la tua risposta definitiva? Penso di sì. Outing. Outing. Outing è dichiararsi. Outing esploa, dichiarazione o liberazione. In latino mi trovo in difficoltà sul latino.